Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero da lui. Ed egli, imponendo ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche i demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù esce dalla sinagoga di Cafarnao, che è la città di Pietro. Ancora oggi quella sinagoga è in piedi, però il tetto non c'è più, è poco più che un rudere, ma si vede che era una sinagoga abbastanza grande, proprio particolarmente curata, e fu restaurata per interessamento di un centurione romano. Ecco, allora ci troviamo nella città di Pietro, prima insieme nella sinagoga, poi vanno nella casa di Pietro. Lì della casa di Pietro rimangono le mura alte più o meno un metro e mezzo, così, non di più, però si vede tutta la pianta dell'abitazione. Vanno lì e trovano che la suocera di Pietro, che avrebbe dovuto preparare da mangiare, stava a letto con la febbre, stava male. Allora pregano Gesù di guarirla. Gesù si accosta a lei, prende per mano, lei guarita si mette a servirli. Sarebbe bello così, tutti quanti noi a casa, in convento, quando c'è un guaio, una febbre, un malessere, chiama Gesù che sta là, no? Magari sta in chiesa, portiamolo e diciamogli che qua si deve lavorare, si deve mangiare, e lui fa quello che noi non possiamo. Vedete che non è immaginazione, realtà. Il Vangelo racconta il fatto che è accaduto, io vorrei dire storico, perché per noi questi testi sono storici, non sono fuori dalla storia, anche se non fanno parte di quella storia degli uomini che non hanno Gesù Cristo con sé, o comunque vivono come se non ce l'avessero e debbono costruire la città.
devono costruire lo Stato, il governo, devono regolare le leggi, l'economia, la politica, però se lo fanno senza Gesù Cristo, continuano a stare nella febbre, nella litigiosità, nell'ambizione, nell'oscurità. Noi qui diciamo il versetto che è di San Luca, dal capitolo 4, il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Chi è? Chi sono questi poveri? Tutta l'umanità, finché è senza Dio. Dio è la vera ricchezza. Perché? Perché Dio è la vita. Voi che apprezzate di più, la vostra vita oppure il televisore, la macchina, la casa? La vera ricchezza, la grande ricchezza è proprio la vita. E questa vita ci è stata donata da Dio. E Dio rimane con noi. Ecco, allora che siamo poveri fino a quando non abbiamo Dio con noi e in noi. Noi allora incominciamo a vivere per il Signore, a lavorare per il Signore, ma perché Lui ha bisogno dei frutti della fatica nostra? No, siamo noi che abbiamo bisogno di quei frutti, ma li possiamo fruttificare, i beni, solo se siamo con Lui. Perché dov'è che godremo questi frutti della bontà, della virtù, della fede? Qua non ci sta nessun avvocato, nessun tribunale che stabilisce i meriti dell'anima. Tutt'al più il sacerdote vi può dire ti assolvo oppure no, sei stato perdonato oppure no, però chi attribuisce il merito è solo Dio, e lo fa quando la pagina terrena si chiude per noi. Allora, il mondo dei poveri è il mondo senza Dio, e i prigionieri sono tutti quelli che rimangono nella catena del peccato, del vizio, dell'ignoranza, della violenza, della crudeltà, della ruberia violenta, tra l'altro. Oggi è facile, perché se no tu mi riconosci e mi denunci, allora oltre a rubarti i soldi ti uccido pure. Allora questi sono i prigionieri, prigionieri del male. Gesù Cristo ci ha liberati allora dalla povertà del peccato e dalla prigionia della schiavitù del male, personificato nel demonio, ma anche tribolante in tutte le manifestazioni della vita terrena. Eccoci, l'annuncio di Cristo ci libera da tutto questo e ci libera anche dalla malattia, se necessario. Al calare del sole di quella giornata, che succede? Che la gente vuole comunque arrivare a Gesù. Hanno sentito che la suocera di Pietro è stata guarita, e lì i malati, ce n'erano tanti, cominciarono ad accorrere nella casa di Pietro. Però Gesù se n'era andato in un luogo deserto a pregare. Lo cercano, lo trovano e gli dicono: beh, qui c'è tutta la gente che ti sta aspettando, hanno portato tanti malati. E che risponde Gesù? Io sono venuto per tutte le città, non soltanto per Cafarnaum o per la suocera di Pietro. Allora andiamo altrove ad annunziare questa ricchezza divina che è il Vangelo, e questa libertà divina che è la grazia, la quale grazia sconfigge, ci libera dalla prigionia del vizio e del peccato. Vedete, una missione così grande può passare anche
disattesa, sconosciuta. E allora ecco, lo zelo degli apostoli, lo zelo di Paolo, Paolo che scrive ai Colossesi, il brano l'avete ascoltato adesso, è dal capitolo primo, dice a questa comunità: noi vi abbiamo mandato Epafra, annunciatore del Vangelo, nostro amico, e voi avete ascoltato la parola che vi è stata annunciata, per cui ora vivete nella speranza del premio eterno, vivete nella grazia che consola le vostre anime e vivete nella carità che vi lega tutte le comunità, a tutti i credenti in Cristo. E allora sappiamo quanto è grande il vostro amore nello Spirito Santo. Ecco la comunità cristiana. Quindi da quella descrizione che vi ho fatto della prima parte di una società senza grazia, senza fede, passiamo a quest'altra invece, in cui proprio la fede si respira, l'amore ti trasforma. Sono pronti a morire per la fede, ma sono anche pronti a sacrificarsi per il bene dei fratelli. Oggi noi festeggiamo Santa Rosa da Viterbo, patrona della Gifra. Questa ragazza era piena di umiltà, di illibatezza e di pietà. Pregava molto. A un certo punto cade in una specie di agonia, sembrava morta, così tutti credevano. Rimase del tempo in quel modo, poi si risveglia e racconta quello che ha visto il paradiso. E la missione che Gesù le affida, di predicare nella sua città la fede in Gesù, di liberare tanta gente che vive succube dell'avarizia dei ricchi, i quali sfruttano appunto questi poveri, insomma una città angustiata e minacciata anche dal male. Questo però disturba il governatore, allora che fa? La manda in esilio, dice: tu non sei degno di stare in questa città, allora ti mandiamo via. E lei rimane fuori, esiliata. Quando morirà Federico II, lei ritorna in patria, ma ormai è malata, consumata quasi, e muore santamente. Poi tanti miracoli. Io credo che molti di voi ci sono anche stati a visitare la sua chiesa, e la sua bella urna lì, una santa tutt'oggi amata e venerata. Ieri hanno trasportato ancora la macchina di Santa Rosa, che è alta, tutta una composizione di legno, ferro e altro, e in cima a tutto c'è la statua della santa, alta 100 metri, quindi supera l'altezza delle case, passa la piazza, le strade principali, portata da oltre 100 uomini e pesa 5 tonnellate, quindi più di 50 quintali, comunque con molta esperienza e attenzione trasportano questa statua monumentale per venerare, rendere gloria a questa umile e grande santa, come l'ha definito il sindaco ancora ieri. È vero, una piccola grande santa che ha prima pregato tanto, poi ha ricevuto questa rivelazione particolare e poi ha speso tutto il resto della sua vita, molto breve perché è morta giovanissima, a lode e gloria del Signore. Questa è la vera vittoria, in questo è la vera vita. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.